Buongiorno, oggi preparo delle polpette nella piccola pentola quadrata chiamata aria. Metto dell'olio, io friggo con l'olio d'oliva dal momento che ce l'ho come produzione. Inserisco queste polpette di carne. Le ho preparate giorni fa e le ho congelate, quindi già congelate li metto in questa pentola. Comoda quando sono un pochino in più le polpette da friggere, molto più comoda del pentolino. Ed è molto comoda averla, anche questa piccola, così si forma una mini batteria con la pentola quadrata più grande. Quindi la pentola quadrata più grande, che è di 29 centimetri, col coperchio grande quadrato che è 29, abbinata a questa pentola si forma la mini batteria quadrata col coperchio quadrato 29 e il coperchio quadrato 22. Controllo veloce veloce, sta partendo la frittura. A me piace fare un video quando cucino qualcosa per farvelo vedere quello che cucino, così vi serve per usare ancora meglio voi i coperchi. Ed è bello anche avere tanti coperchi in casa, così a secondo quello che si cucina si usa il coperchio e la pentola. E oggi è facile avere tanti coperchi perché ci sono sempre delle promozioni eccezionali a prezzo proprio conveniente. E a volte perfino pentole in regalo comprando il coperchio. Non solo il coperchio non più a prezzo pieno ma scontato al massimo, ma più delle volte anche la pentola in regalo. Come ad esempio questo coperchio, c'è una promozione scontato e si ha la pentola in regalo. Questa piccola pentola quadrata, diciamo piccola, però è abbastanza capiente. Io riesco a cucinare per tre persone. Immaginate se dovevo ancora fare polpette. La potevo riempire ancora di più e si friggevano tutti nello stesso tempo. Controlliamo senza inclinare il coperchio. Queste polpette io le ho chiamate polpette a peperoncino perché ho sminuzzato finemente due peperoncini. E sono polpette di carne, ho fatto l'impasto normale come si fa l'impasto per le polpette di carne. E nell'impasto poi ho tagliato due peperoncini. Stanno venendo fritti in modo perfetto, è tutto omogeneo. E nella pentola quadrata, questa chiamata aria, è anche più facile poterle muovere. Ora chiudo, che sono cotte. Metto il cestello. Croccante fuori e morbido internamente. Ok, buona giornata.